Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93 e nel canale di Giordino 93. Allora, siamo qui oggi per fare l'unboxing, visto che l'abbiamo ottenuto un giorno prima, di GTA 5 ovviamente. E come potete vederlo qui c'è la special edition. Allora, abbiamo sentito un pochettino sulla rete che sia su PS3 che Xbox hanno bannato un pochettino di gente perché hanno rotto il day one sia in varie catene dove vendono giochi. Quindi se li bannano gli romperò io il culo. Questo è poco ma sicuro. Ovviamente noi ce l'abbiamo, proveremo a giocarlo offline sperando di non incorrere in ban che non vogliamo ovviamente. E che dire ragazzi, partiamo subito. E quindi ragazzi, cosa possiamo fare? Partiamo subito con l'apertura, l'unboxing di GTA 5. Eccoci qui ragazzi, siamo qui a ovviamente a spulciare la special edition di Grand Theft Auto 5. Ok, grande riprese. Come possiamo vedere ragazzi, allora cominciamo ad aprire questa incerafonatura del cazzo. Apriamola cazzo. Allora lo facciamo solo di uno ovviamente, che di due non avrebbe senso. Esatto, non possiamo toglierne due dal buco del culo. Quindi ragazzi, apriamolo da qui. Come potete vedere c'è la confezione con i codici che non faremo vedere. Ragazzi, eccola vedere? Qui li volete vedere? No. No, sono no. Qui, sono qui. Guardate invece mio. Ok, allora ragazzi, come potete vedere c'è la custodia commemorativa per Xbox 360 con i tre personaggi, con i tre protagonisti di GTA 5 su 360, ovviamente anche su PS3. Sono tre minchioni, come potete vedere, uno rincoglionito. Trevor, Michael, Non mi ricordo. Vabbè, comunque sia, uno con una specie di mitragliatore, uno con l'accendino pronto a piccare fuoco. E qui abbiamo loro tre, anzi qui c'è un'immagine di Payday 3 che ovviamente è stata rilasciata in esclusiva per Payday HD ovviamente. E che dire ragazzi, proviamo ad aprire subito a spulciare. Cristo, non si apre. Cristo dall'alto. È dall'alto, ne apriamo dall'alto. Del signore. Ecco qui. È inesperto. Mamma mia. Stai per vedere un po'. Ma tranquillo. Allora, ovviamente. Attenzione, è metallo. Sì, è un metallo minchioso. Metallo cartenogeno. Oro massiccio. Eccolo qui, ragazzi, come potete vederla. È anche aerografata, molto figa, molto bellina, metallizzata. Anche, diciamo, si vedono parti metallizzate, proprio una figata. Molto bellina la confezione. Attenzione, attenzione. Caniche di benzina. Ok, sì, quindi intento a piccare il fuoco. Quindi infiammabile. Allora, adesso abbiamo l'immagine dei tre protagonisti. Le maschere esclusive di Payday. Queste sono le esclusive di Payday 3, ragazzi, come potete vedere. Se le trovate su Payday 2, basta, fatemi sapere. Payday, adesso apriamo qui, ragazzi. Ecco qui. Oh, sì. Ed eccoci qui ragazzi. Abbiamo i due CD. Solo per lei. Abbiamo il disco 1 ragazzi, come possiamo vedere qui. Installazione per 8 giga di installazione. Minchia ragazzi, 8 giga, ma ve ne rendete conto che cazzo di gioco deve essere? Ovviamente noi si chiamano giochi della Madonna. Ok, qui abbiamo il secondo CD. Qui abbiamo due dischi, ovviamente con due puttane. Una ragazza 90. Molto istruttivo come gioco ovviamente. Ovviamente ragazzi, è consigliato il gioco ai bambini di 10 anni. Non scherzo ragazzi, possono giocare chiunque, ovviamente a vostro rischio e pericolo. Ovviamente infiliamo il primo e il secondo disco. Può crescere storto il bambino ma non fa niente. E infatti non succede niente ragazzi. Questo è il grande fascicoletto. Ragazzi, guardate il fascicoletto per le istruzioni ragazzi, guardate. Bellissimo. Wow, cazzo. Mamma mia ragazzi, l'ho già scaricata. Ragazzi, scaricate l'applicazione se avete. E qui abbiamo la mappina. Adesso la apriamo. Dai, tranquillo, tranquillo. Aspetta che buttiamo questo cazzo di fascicoletto. Non serve a nulla. Inchia, questa cazzo di mappina. Eccola qui, questa ragazzi. Questa dovrebbe essere la mappina di Dos Santos. Voilà ragazzi, adesso fatevi dall'alto verso il basso. Ma stiamo scherzando, è troppo grande ragazzi, troppo guardatela qui. Sembra città di Cagliari. Sembra Cagliari. Non ci entra, eccola qua. Questa è Cagliari ragazzi, questo è il porto di Cagliari. Via Roma. Ah, come potete vederla, ovviamente non si apre, benissimo. Molto varia come mappa, sì. Sì ragazzi, è abbastanza granduccia, vediamo, giriamola. Ah, c'è un'altra, qua c'è proprio la Sardegna intera ragazzi. La Sardegna qui. Qui c'è la scafa.
Ok, allora vediamo ragazzi. Quando... Molto... Allora ragazzi, ci sono anche... Tutta la leggenda. C'è intrattenimento ragazzi, volete andare allo strip club? Ecco qua. Strip club. La prima cosa che guarda lì è strip club. Esatto. Poi ragazzi, per chi si vuole far arrestare, per chi si vuole costituire, c'è la stazione di polizia. Però questa non è tutta la mappa, tutta intera. Ma non lo so, qua sono due mappe ragazzi, qua sono solo due mappe come possiamo vedere. No, questa, questa è Los Santos e Blaine County. Questa è la zoom map. No, sì, ah, questa okay. è la zoom map, vabbè. Ok ragazzi, quindi possiamo vedere qui Los Santos, come potete vedere qui. E dall'altra parte, giriamo così, c'è Los Santos e Blaine County, che sono le due contee principali di GTA V. E ovviamente qua ragazzi c'è una leggenda che vi dice shopping, attività, intrattenimento, servizi locali, luoghi di interesse. E niente ragazzi, poi c'è una lì. Un po' la grandezza. Ovviamente non metto a fuoco sta cazzo di telecamera. Ok. E dai. Sembra granduccia ragazzi. Sembra piccola, 3, 4, saranno 6-7 km da area. Quindi ragazzi, che dire, questo è l'unboxing. Vediamo che... questa cazzo di mappa ora non si chiuderà dopo domani. Aspetta però, c'è altro. Eccolo qua. Ed ragazzi, è tutto qui. Aspettate ragazzi, allora, questa mappina la mettiamo qui ragazzi. C'è la sorpresina. Però riusciamo a chiuderla. Adesso c'è la sorpresa dell'unboxing ovviamente. Che cazzo è sta cosa ragazzi? Carta da culo come dice Jim. La voglio fare anch'io. E che dire ragazzi? Questo è proprio Los Santos. Ah, bello. Apri. Piano piano si apri ragazzi, che non vogliamo romperla. Che carta da culo questa. Che cazzo? Ah ragazzi, carta è carta igienica. Se voi volete pulirvi il culo in stile GTA, eccolo qui. Non è la testa di Homer Simpson, City, da quanto City sembra. Of Los Santos. Non ci credo, ragazzi. Sembra la testa di Homer Simpson. Il cervello e gli occhi in la bocca. Eccolo qui ragazzi, ecco. Questa è l'altra mappa di Los Santos che ovviamente è viola. Cosa c'è in più qua? Vediamo, rifugio, soldi facili, veicoli personalizzati. Non ve lo facciamo vedere. Simeon, veicoli per soldi facili. E poi ovviamente strade, sentieri, strade secondarie, gallerie, metropolitana, gabbia. Ok. Area di campagna, area di montagna, cime delle montagne, area urbana, acqua, bagno asciuga, edifici ragazzi. Diciamo questo è che... ciò che ci dovrebbe essere nella limite, questo non è presente nelle convenzioni da 70 euro. Per 10 euro in più ragazzi io l'avrei comprata, comunque sì, anzi, oltre, anzi per 10 l'ho comprata. Euro in più abbiamo anche i codici. Ci sono dei codici aggiuntivi per avere figosa. Esatto, per avere più macchine, per avere più vestiti, mi sa, o anche animali. No, se non costano mi di meno. Cosa? In pratica il codice sta nell'avere tipo il 20% di abilità in più, sconti, più tatuaggi. È buono ragazzi, diciamo che comunque sia, con questo GTA, vabbè, la vostra, porco cane, no, chiudiamola bene sta qua almeno. Diciamo che con GTA la vostra vita sociale finirà presto, quindi per voi che avete l'esame di maturità, diciamo che siete nella merda, cercate di impegnarvi il più possibile. Io per mia fortuna l'ho dato 2 anni fa l'esame di io lo devo dare quest'anno, ma non fa niente, non succede niente quest'anno. GTA so che mi aiuterà quest'anno. Sì, adesso la cosa più difficile sa chiudere la mappa di Los Santos. Cosa tu c'è cazzo? Eh? Senti, vabbè, tipo quella di Ghost di Black Ops 2. Uguale, due giochi identici. Stessi giochi di ogni 30 anni fatti. Comunque sia ragazzi, per darvi tutte le news, comunque sia nei nostri canali, mio e suo. Ovviamente io metterò il mio link, metterò il suo link nel mio canale, lui metterà il mio link nel suo canale. Come no? Non scherzando ragazzi, comunque sia, in entrambi i canali avrete le news, avete le missioni commentate da me e lui. Ovviamente cercheremo di fare il più video possibile sul Grand Theft Auto 5. Io ovviamente per sicurezza non so se riuscirò a registrarlo, lo registrerò probabilmente a mezzanotte perché ho paura di rischiare il ban della mia Xbox e non voglio fare puttanate per questo, e quindi lo giocherò direttamente a mezzanotte. Non mi cambia niente aspettare, cioè mi cambia, ma purtroppo è un sacrificio che devo fare per non essere bannato. E che dire ragazzi, da Cure 93, Giolino 93 è tutto. Iscrivetevi, commentate, mettete mi piace a entrambi i canali se ovviamente avete apprezzato il nostro video. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao raga. Ciao.